Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria e dell'Assemblea Legislativa. Via libera anche al rendiconto 2019 di Regione e Assemblea. Prossima tappa, il voto dell'Aula, il servizio. La prima commissione consiliare presieduta da Daniele Nicchi ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2020, 21 e 22 dell'Assemblea Legislativa e l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022. Inoltre la commissione ha approvato all'unanimità il rendiconto 2019 dell'Assemblea Legislativa e ha approvato il rendiconto 2019 della Regione. Il presidente Nicchi ha spiegato che gli atti andranno probabilmente in aula la prossima settimana, forse il 26 novembre, e lì verranno presentati gli emendamenti. Questa modalità rapida è stata scelta per agevolare la Giunta che sta lavorando sulle misure per combattere l'emergenza Covid e le gravi conseguenze economiche e sociali che si sta portando dietro. Ha partecipato alla seduta l'assessore Paola Agabiti che ha spiegato come, pur in un momento di forte crisi e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'assestamento punta su responsabilità, razionalizzazione, efficienza ed efficacia, ricordando come le riprogrammazioni dei fondi europei siano state determinanti per sostenere il territorio. Agabiti ha poi sottolineato il problema dello squilibrio strutturale dei trasporti con debiti pregressi degli anni precedenti per 24 milioni di euro, per i quali non erano stati assunti impegni di spesa, a cui si aggiungono 11 milioni per contenziosi attualmente aperti. Inoltre l'assessore ha ricordato che nel giudizio di parifica della Corte dei Conti per il rendiconto 2019 ci sono rilievi sul sistema dei controlli interni, sul servizio sanitario regionale, sul comparto relativo alle partecipazioni, sul trasporto pubblico, sui rapporti di credito e debito con gli enti locali, criticità sulle quali la Giunta sta facendo dei passi in avanti nonostante l'emergenza. In seconda commissione audizioni dei rappresentanti sindacali e dell'assessore regionale Michele Fioroni sul futuro delle acciaierie di Terni, ribadita la massima attenzione da parte della Regione. Il servizio. Lavorare su tavoli ai più alti livelli per garantire un futuro alle acciaierie di Terni basato sulla strategicità del sito e sul mantenimento occupazionale. Necessaria una compattezza politica che possa rimarcare il grande valore del sito siderurgico all'interno non solo regionale, ma dell'intero sistema paese. È quanto emerso dalle audizioni in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, in merito al futuro dell'AST, cioè Speciali Terni, alla quale sono stati invitati, hanno preso parte, rappresentanti sindacali e l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni. Le audizioni erano state richieste dal consigliere e membro della stessa commissione Fabio Paparelli del PD, perché utili, ha spiegato, per avere ancora di più la consapevolezza della posta in gioco non solo per Terni e per l'intera regione, ma anche per l'Italia. A Gioacchino Olimpieri, Fismic, Confsal, Stefano Garzuglia della FIOM, Daniele Francescangeli, UGL, Emanuele Pica, USB e Simone Liti, FIMCISL, che hanno evidenziato come questa fase di transizione sia più difficile delle altre passate, auspicando un accordo ponte che traghetti il periodo di vendita mettendo delle basi per rendere le acciaierie ancora strategiche, e affinché ci possano essere investimenti per mantenere un sito sano, produttivo e in sicurezza, sia per i lavoratori che per l'ambiente, l'assessore Fioroni ha assicurato che la Regione sta lavorando affinché la vicenda AST venga inquadrata in un più ampio contesto internazionale. Si tratta, ha detto, di un'azienda complessa, per cui la vendita non può essere circoscritta a una contrattazione semplice. Rispetto all'alienazione, ha spiegato Fioroni, l'amministratore Burelli, in sede di tavolo ministeriale, ha fornito garanzie che il perimetro coinvolgerà anche tutto l'aspetto commerciale. L'iter della vendita sarà complesso, con la necessità di una continuità dell'attività aziendale contestualmente alla trattativa. È importante, ha detto Fioroni, essere bravi nel cercare di valorizzare la strategicità del sito di Terni sui tavoli ministeriali europei, senza creare un clima troppo ostile che possa scoraggiare eventuali investitori. Siamo in mezzo a una importante attività di vendita e va trovata una linea di equilibrio. Alla proprietà, ha concluso Fioroni, abbiamo chiesto i criteri per il procedimento di scelta. Al termine delle audizioni, il presidente Mancini ha proposto la predisposizione di una proposta di risoluzione unitaria da porre al voto dell'Aula.
dell'Aula. Le acciaierie di Terni, ha detto il Presidente, rappresentano un patrimonio imprescindibile del popolo umbro. Prosegue in terza commissione l'iter di due proposte di legge, una di maggioranza e l'altra della minoranza, sul riordino del settore dell'edilizia residenziale e sociale. Audizioni dei vertici dell'ATER. Paolo Giovagnoni. Nell'audizione della terza commissione presieduta da Eleonora Pace, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale ha evidenziato l'opportunità della presenza di un suo rappresentante nella commissione per le assegnazioni degli alloggi per dare un contributo tecnico. Criticità potrebbero ravvisarsi nell'affidamento di alloggi non assegnabili per carenza di manutenzioni da parte di un ente pubblico a un assegnatario che stipula una convenzione con la quale si impegna ad anticipare le spese dei lavori da fare che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione. Giusto prevedere il pagamento elettronico anche ai fini del recupero di risorse economiche dovute, ma servirebbe un regime transitorio per un po' di tempo al fine di evitare difficoltà operative. Ciò che differenzia la proposta del PD lo ha voluto ribadire il primo firmatario Fabio Paparelli: integrazione delle politiche per la casa con le politiche sociali, con un modello di assegnazione basato sulle zone sociali, messa a disposizione tramite sistema informatico di tutto il patrimonio pubblico disponibile per alloggi a carattere sociale, un fondo regionale per politiche abitative alimentato dalla regione con almeno il 3% di risorse del POR FESR, puntando su efficientamento energetico e riqualificazione urbana. Attenzione alle donne vittime di violenza con figli minori o non autosufficienti a carico, rivedere il calcolo dei canoni usando maggiore equità sociale e non solo il criterio ISEE, per non penalizzare chi vive da solo. Paola Fioroni, per la Lega, è intervenuta per evidenziare che quanto alle donne vittime di violenza e alle problematiche abitative che certe situazioni innescano, anche la proposta della maggioranza mette per iscritto i criteri con cui verranno tutelate le donne, le madri e i figli minori coinvolti. Anche per quanto riguarda le responsabilità da mettere in capo alle zone sociali, Paola Fioroni ha ricordato come la proposta della maggioranza indichi una programmazione basata sulle zone sociali, con maggiore autonomia degli enti locali anche per l'assegnazione dei punteggi in graduatoria e che lo spirito della legge sia quello di assegnare in modo più veloce gli alloggi e risolvere le problematiche attuali. Le differenze fra maggioranza e opposizione vertono anche su eventuali profili di illegittimità del criterio della residenza sul territorio da almeno 5 anni, è emerso in una sentenza della Corte Costituzionale a proposito di una legge approvata in Lombardia. Per il PD non vanno bene neanche i criteri di assegnazione degli alloggi, che vanno a penalizzare chi ha scontato una pena detentiva, contraddicendo il principio costituzionale della funzione riabilitativa e di reinserimento sociale, e favoriscono invece i rappresentanti delle forze dell'ordine, che sarebbero esclusi dai parametri ISEE, ma che usufruiscono già di diritti di abitazione per i loro trasferimenti. Per la maggioranza, Paola Fioroni ha puntualizzato che ci sarà un regolamento con graduatorie ad hoc affinché fattori come l'ISEE o le modalità di assegnazione non pesino troppo sulla disponibilità di alloggi, evitando clausole che potrebbero appesantire il provvedimento. La commissione d'inchiesta su analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, presieduta da Eugenio Rondini della Lega, si è riunita a Palazzo Cesaroni per programmare i lavori dei prossimi mesi. Prevista l'analisi dettagliata della proposta di legge su legalità, rispetto delle leggi e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. I funzionari di Palazzo Cesaroni si occuperanno, in raccordo con la presidenza della Commissione, di rivedere i contenuti per aggiornarli e calibrarli alle mutate situazioni di contesto e al fine di rendere le norme più efficaci, incisive e aderenti alle competenze regionali in materia e in linea con la normativa nazionale. Annunciata inoltre un'audizione con i procuratori della Repubblica di Perugia, Terni e Spoleto per un quadro sulla situazione regionale. In una articolata interrogazione, i consiglieri regionali del Partito Democratico, Simona Meloni e Fabio Paparelli, chiedono alla Giunta regionale quali azioni si intendono intraprendere in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico e le istituzioni locali per garantire la continuità produttiva dello stabilimento Treofan di Terni,
per tutelare l'occupazione dei lavoratori degli stabilimenti San Gemini a Merino, del gruppo Acque e Minerali d'Italia e di quelli della Trafomec, alla luce della costituzione della nuova società controllata, Trafomec Europe Technologies, SRL, su cui confluirà anche il ramo d'azienda di Tavernelle. Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa della Lega, interviene sulle prospettive di ripresa economica del dopo emergenza sanitaria con una interrogazione, firmata anche dal capogruppo Stefano Pastorelli, in cui chiede alla Giunta quali misure intende adottare o abbia adottato per favorire la ripresa immediata delle attività produttive e per supportare l'innovazione e digitalizzazione al fine di accompagnare e guidare le imprese umbre nella transizione digitale e verso un'economia circolare. Il capogruppo regionale del Partito Democratico, Tommaso Bori, ha presentato un'interrogazione in cui segnala che l'azienda ospedaliera di Perugia risulterebbe sprovvista della copertura assicurativa per sinistri catastrofali. Per Bori, la mancanza di copertura assicurativa creerebbe un ulteriore peso per i tanti operatori sanitari che da ormai 10 mesi sono in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria con la loro grande professionalità e spirito di servizio. Il consigliere regionale Valerio Mancini della Lega annuncia la presentazione di una proposta di legge condivisa dal capogruppo Stefano Pastorelli e da Paola Fioroni, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi ed Eugenio Rondini che mira ad istituire una giornata regionale per la lotta alla droga. Mancini ricorda che questa è una battaglia che il centrodestra ha combattuto in prima linea già dal 2015, quando analoga proposta di legge aveva trovato il parere favorevole della Commissione, senza però mai approdare in aula. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.